Buonasera dalla press area dell'ottava edizione di Shortini Film Festival, siamo in compagnia di Gianni Saponara, autore di Corso Dante, la sua opera prima che viene presentata qui a Shortini nell'ambito del concorso nazionale. Buonasera Gianni, vuoi raccontarci il tuo corto? Certo, e allora il mio corto ha come protagonista un imprenditore che racconta in pratica le sue gesta da imprenditore nel giorno della sua morte, del suo funerale. E quindi c'è questo corteo che lo accompagna e lui dall'interno della bara racconta quella che è stata la sua vita. La sua vita assolutamente non sempre lineare, in quanto lui è un imprenditore che si occupa di discariche. E per cui poi alla fine, raccontando questa sua vita, esce fuori in realtà quello che tutti quelli che sono stati i suoi misfatti. Quindi il corto racconta appunto di questo corteo, di questa confessione in cui lui ammette candidamente di aver ucciso molte persone, in un paese in cui iniziano a venire fuori casi di leucemia. E per una sorta proprio di contrappasso dantesco, anche lui muore di leucemia. Quindi in pratica questa è la storia, questa è la sinossi del mio corto. Un mio corto che parte assolutamente da una situazione reale. Io l'ho girato nel mio paese natale, dove c'è una situazione molto grave per quanto riguarda la gestione di una discarica, che è una discarica comunale, viene gestita da privati, però non è del tutto chiara questa gestione, per cui ci sono camion che durante la notte alle 4, alle 5 di mattina viaggiano in continuazione per il paese, lasciano materiale, ovviamente non c'è nessun responsabile comunale preposto al controllo, perché a quell'ora ovviamente non lavora nessuno, quando invece c'è tutta una pratica che è molto molto specifica, che è quella di pesare il contenuto di ogni camion, certificarne il contenuto e poi il contenuto va buttato in discarica. Questo non avviene, e per cui insomma a me era sembrato un ottimo modo sia per debuttare a livello cinematografico, ma soprattutto per denunciare una situazione molto grave. E, situazione che tra l'altro, andando in giro per diversi festival, noto che in qualsiasi paese dove io vada, tra l'altro ho sentito che anche qui più o meno avete questo tipo di problema, e in qualsiasi paese dove vado trovo questo argomento di assoluta attualità. E addirittura l'altro giorno, era il 31 luglio, ero andato in un altro paese a Guardia Perticara, in un posto dove si teneva il Festival Cinema da Mare, e anche lì, alla fine della proiezione, la gente mi ha fatto domande come se fossi un esponente di Lega Ambiente, okay, perché volevano proprio aiuto. Quindi mi avevano chiesto quando io, nel momento in cui io sarei ritornato a Guardia Perticara, a parlare con gli amministratori per far chiudere la loro discarica. È una discarica di rifiuti speciali, tra l'altro. E voglio concludere semplicemente dicendo che questo corto ha avuto il suo percorso dal punto di vista dei festival e mi sta dando un sacco di soddisfazioni, perché sta andando in giro per il mondo. È in concorso ad agosto in India, in Messico, in Colombia, in Spagna, in Sudafrica, in Inghilterra. Ma la soddisfazione più grande è che nel mio paese ha suscitato un grosso movimento dietro. E quindi nell'arco di un paio di settimane passeremo ad una raccolta firme, ad una petizione nei confronti dell'amministrazione, per cercare di capire a tutti i livelli come è gestita e come è messa in realtà la nostra discarica. Quindi, insomma, questa è quindi un lavoro che ha svolto anche una funzione sociale, è riuscito anche a raccogliere un risultato importante, quello magari di stimolare la gente a muoversi per la risoluzione di un problema così grave. Per fortuna che a volte il cinema ha questa funzione, anzi, cioè, secondo me è la principale, e sono molto contento che la stia svolgendo il mio corto. Ecco. Abbiamo detto prima che questa per te è appunto la tua opera prima, il tuo lavoro di debutto. Quali sono per un regista come te, che insomma ha iniziato, se vogliamo, questa carriera da poco, le principali difficoltà, soprattutto da un punto di vista produttivo? Innanzitutto devo essere assolutamente molto pratico, reperire i fondi per poter fare un corto, perché costa.
costa tanto, ci sono un sacco di idee che fanno sì che i costi siano contenuti, però comunque c'è un dispendio di energie non indifferente. Per realizzare il mio, ad esempio, ho fatto venire da Roma, per 600 km ho fatto venire da Roma 14 persone, che era la troupe, perché comunque in Basilicata ancora non c'è una rete tale da poter avere tutta la manovalanza e quindi sia il cast tecnico che appunto tutti gli operatori. Quindi mi sono dovuto portare la gente da Roma e comunque sono sforzi economici non indifferenti, per cui quello è il primo problema che io ho riscontrato, proprio la difficoltà nel reperire le risorse economiche. Il mio ha avuto la fortuna e la possibilità di riuscire ad autoprodurmelo, però comunque non ti nego che è assolutamente stato uno sforzo importante per me, insomma. Questa per te ovviamente è anche la prima volta a Shortini Film Festival. Che impressione hai avuto di questa manifestazione? Allora, io sono arrivato ieri sera, a me è sembrato che già l'idea che i ragazzi hanno avuto di sfruttare questo posto, che a quanto mi hanno detto era abbandonato, e quindi dedicarlo ad una funzione che è uno scopo culturale come quello di un festival, sia già di per sé una grandissima idea che io approvo in pieno, insomma. E per quanto riguarda il resto, vedo che i ragazzi sono molto organizzati, sono tutti molto competenti, mi hanno accolto benissimo. E adesso stasera, non mi dispiace non essere stato il 31, che era la prima giornata in cui davano il mio corto, stasera daranno la replica, quindi insomma sono qui, però è tutto, è molto bello, insomma. Tornerai, quindi possiamo aspettarti per la tua seconda opera? Adesso ci sto lavorando, fortunatamente ho partecipato a un bando regionale della Lucana Film Commission e me lo sono aggiudicato, quindi inizierò a girare a novembre e a questo punto spero di portare il mio nuovo corto anche l'anno prossimo, sicuramente, insomma lo iscrivo, poi a discrezione della commissione se accettarlo o meno. Grazie mille a Gianni Saponara e naturalmente buona prosecuzione con Shortini Film Festival.